Sono stati inviati nelle scorse ore alla Procura della Repubblica, agli enti locali, alla Procura della Corte dei Conti gli atti del Consiglio Comunale su Debitoato. La richiesta nasce a conclusione del Consiglio che si è svolto la scorsa settimana. Firmatari della richiesta, ovvero tutti i consiglieri di opposizione, vogliono vederci chiaro sull'eventuale debito che il Comune avrebbe nei confronti del Lato e con l'invio degli atti agli enti locali arriverà a breve anche un ispettore che studierà tutta la documentazione. Una vicenda intricata tanto dal punto di vista politico quanto da quello contabile, con le due parti, il Consiglio, ovvero i consiglieri di opposizione, che attestano che il debito da 13 milioni di euro più gli interessi c'è, e l'amministrazione che dà incarico all'avvocato Alberto Stagno dal Contres per valutare la vera entità del debito nel caso in cui ci sia. Oltre all'invio in procura, i consiglieri di opposizione stanno preparando un esposto riepilogativo da inviare anch'esso alla Procura della Repubblica. Una documentazione della quale non potranno non tenere conto i destinatari. In tutto ciò, durante la settimana sono emerse altre novità. Il Collegio dei Revisori dei Conti e la liquidatrice Elisa Ingala, che nominano un avvocato, Niccolò D'Alessandro, che valuterà se l'incarico a Stagno dal Contres è legittimo, e l'amministrazione, in quanto Caltanissetta socio di maggioranza, che ha paventato l'ipotesi di revoca dell'incarico della liquidatrice, con l'appoggio di altri due comuni, Serra di Falco e Serre Sultano. Insomma, un botta e risposta, suon di avvocati e mosse strategiche come su un tavolo di scacchi. Per ritornare al Consiglio Comunale, domani venerdì alle 12 sarà convocata una conferenza dei capigruppo insieme all'assessore al ramo Graziella Riggi, al dirigente Claudio Bennardo, il ragioniere generale, e alla segretaria generale Rossana Manno per approfondire dal punto di vista contabile e finanziario il bilancio alla luce delle problematiche del debitoato. Si profila un incontro acceso tra i rappresentanti dei gruppi consiliari e l'amministrazione affiancata dalla burocrazia. Anche se negli ultimi giorni la posizione del ragioniere generale pare sia essersi ammorbidita verso la transazione e l'amministrazione invece resta coriacea e marmorea nelle sue posizioni, fino al parere dell'avvocato Stagno dal Contres che sarà depositato tra meno di 60 giorni. Intanto, nei prossimi giorni, ovvero i primi di luglio, arriverà il commissario per l'approvazione del bilancio di previsione.